Beh, l'ospedale di Castelleone era molto caro ai castelleonesi, come comunque tutte le strutture che ci sono in una città. Pensate che la fondazione risale al 1213, la battaglia delle Botesine tra cremonesi e milanesi, che ha mietuto vittime, tante vittime e quindi molti feriti, ed ecco perché probabilmente risale proprio a quel momento la fondazione dell'ospedale. La chiusura dell'ospedale è stata veramente una ferita per la città di Castelleone. Ricordo, io ero bambino, ma ricordo che il compianto professor Pizzamiglio, che a quell'epoca era probabilmente assessore, si era impegnato moltissimo a nome dell'amministrazione per evitare questo. Poi, comunque i tagli che già allora si effettuavano, hanno privilegiato la struttura di Soresina rispetto a quella di Castelleone. Ci sono due realtà, Soresina e Castelleone, che sono in competizione sul discorso dell'ospedale e hanno tutte e due sostanzialmente due ospedali vecchi che necessitano di essere ristrutturati e di essere messi nella condizione di funzionare come un vero ospedale, perché le due strutture nascono come opera pia. Ho trovato una realtà dove l'assistente di medicina faceva tutto, l'assistente di chirurgia, l'assistente di medicina, il pronto soccorso, le notti, perché purtroppo l'ospedale di Castelleone, a differenza dell'ospedale di Soresina, ha sempre avuto, scelte dall'amministrazione, un organico molto risicato. Era Fredo, Parasina, Massa, Vecchia, Marchesi come maschi. Perché al Becchio? Non si chiamava nessuno. Erano 5-6 uomini. Di personale medico proprio tirato all'osso, perché c'era un medico residente di Castelleone, nativo di Castelleone, il dottor Conti, no? E poi invece c'era l'apporto del dottor Bertazzoni, che poi verrà. Ma quando il dottor Bertazzoni è dovuto andare al servizio di leva, qui ci si è trovati con un solo medico. L'organico, quando io sono arrivato a Castelleone, era formato dal sottoscritto, che era l'assistente, l'ultima ruota del carro. Poi c'era aiuto il dottor Conti, poverino, che adesso non c'è più, aiuto di medicina, che era anche pediatra, e quindi c'erano quattro letti nell'ospedale che erano, tra virgolette, di pediatria, e gli seguiva lui. E poi c'era il dottor Franco Saracino, che era aiuto di chirurgia. Poi avevamo un medico condotto, che era il dottor Dino Medagliani, che era ginecologo, che seguiva l'ambulatorio di ginecologia e i letti di ginecologia. Quando le partorienti necessitavano di un intervento chirurgico, cioè un cesareo, allora si chiamava a Cremona il dottor Luppi, che veniva se c'era l'anestesista, se no non veniva. Per cui io in quegli anni lì, nel 75, 74 sono venuto a giugno, quindi dal giugno 74 all'ottobre 75, quando poi sono partito per andare a svolgere il mio servizio militare. Si andava bene, era ben amministrato perché c'erano le suore e le suore tenevano in riga. Questo glielo dico io. Le suore che funzionavano, facevano anche infermiere. Sì, no? Sì. Diciamo, c'era la caposala e la suore. La caposala. Poi c'erano altre due che diciamo erano generiche. Sì, sì, sì. Però la caposala era e sapeva tenere molto ci sono state le suore, qualche volta anche troppo severe, diciamo, perché ecco,
però l'ospedale è funzionato bene. Qui c'era ancora la presenza delle suore. Sì. Mentre a Solesina non c'erano più le suore. E si è verificata una situazione anche di difficile gestione quando la madre superiora di Castelleone è diventata la responsabile del servizio infermieristico dei due, delle di due scuole. Solesina era un po'... ha fatto delle resistenze, ecco. Però la facevi tutto, addirittura in lavanderia ci mandavano anche. Cioè, proprio tutto, sì. Si faceva dal più basso. Ma senza macchine da sì, lavanderia? Sì, senza macchine. Nelle vasche? Allora, sì, senza guanti. I guanti non esistevano. E la suora dietro? E poi voi eravate giovani, figurati. Sì, però sapevano anche volersi bene, perché a metà mattina mi diceva un bel panino con una polpetta, non me la dava la suora. E va bene così, perché? Sì, era allora eravamo all'olivia, conciliare le due strutture. No? Però viene costituito un unico ente ospedaliero. Era un unico ente ospedaliero, ma era difficilissimo, perché c'era, qui bisogna pescare ancora nella storia, una forte rivalità fra campanilismo, diciamo pure. Quindi c'era un consiglio di amministrazione, c'ero io che abito a Castelleone, però ho vissuto tanti anni a Solesina, quindi mi trovavo tra l'incudine e il martello. C'erano poi invece consiglieri di Castelleone che facevano delle dure battaglie a difesa dell'ospedale e non si sapeva bene che pesci pigliare. E mangiavano bene, cioè, glielo dico io, guarda, mangiavano bene. Anche se magari non c'era tutta la cosa di adesso. No, avevamo anche le galline, lui lì. Lei pensi, c'era di dentro. Avevamo il pollaio, L'ospedale. Che l'avanzo di cucina andava nelle galline, sa com'è? Sì, davvero, bellissimo. No, guardi, come cucina funzionava bene, mangiavano bene, glielo dico io, perché quando si uccidevano i polli che eravamo lì, no? Facevano minestrino con i fegatini alla sera e dicevano tutti che ero buona, perché insomma... ho fatto nascere due bambini perché la mamma aveva deciso di partorire di domenica pomeriggio e il dottor Dino Medagliani era a sciare, per i fatti suoi, giustamente, perché era domenica, e il ginecologo che ho chiamato mi ha detto: ma è un cesareo? Penso di no. E allora cosa vengo a fare? Allora arrangiati. Siccome io ero assistente di medicina, di chirurgia e anche di ostetricia, con quella santa donna che era l'ostetrica, e poi il padre eterno che ci ha dato una grossa mano, ho fatto nascere anche due bambini a Castelleone. Invece era lì, che era fra la Lungo Degenza e poi era più cronicarce, poco per volta, perché diceva bene Bruni, si doveva investire da qualche parte, di qui o di là, no? E quindi qui non si poteva tenere in piedi due strutture in concorrenza fra di loro. E quindi Castelleone ha sofferto molto, ha sofferto moltissimo per questo. Questo devo ringraziare Castelleone, perché arrivato qui, dopo essere stato per tanto tempo, prima in reumatologia, dove ho fatto la tesi, eccetera, e poi in un reparto di medicina, mi sono trovato a fare l'assistente di medicina, l'assistente di chirurgia, perché il dottor Saracino era da solo, entrare in camera operatoria, perché allora c'erano ancora degli interventi sullo stomaco, per birro 1, birro 2, che richiedevano tre operatori. Io facevo quello che teneva le valve, però ero là. E invece quando c'era qualcosa di più semplice, andava a Saracino a operare e io andavo a fare il secondo. Tanto vero che dopo un annetto, prima che arrivasse il militare,
il professor Porati mi dice: Bertazzoni, la prossima appendicite la fa lei. Io ho detto: professore, la ringrazio, ma io faccio l'assistente di medicina e non farò mai nessun appendicite. Però mi piaceva ed è stata una bella scuola dove ho imparato tante cose. Avevamo proprio costituito un gruppo di lavoro con tutte le associazioni di volontariato castellonesi e gli enti, Fondazione Brunenghi ovviamente, anche con rappresentanti dell'ASL e dell'azienda ospedaliera di Arona, proprio per studiare un progetto di un centro welfare. Ci siamo informati anche in altri centri, ricordo che siamo andati alla Chiarella dove c'era un centro all'avanguardia di questo tipo, e questo centro ospitava alloggi, avrebbe dovuto ospitare alloggi protetti per anziani, avrebbe dovuto ospitare la guardia medica, spazi comuni, l'associazione LATE, Libera Associazione Terza Età, che animava e anima tuttora le iniziative per la terza età, trovava spazio lì con i suoi uffici e lì convergevano tutte le opere pie riunite di Castelleone. Il CDA ha valutato prima di tutto la disponibilità delle risorse economiche che 5 anni prima non avevamo. Ha valutato l'esigenza e la pressione da parte dei concittadini ad avere una gestione per certi versi possibilmente più sofisticata e quindi abbiamo deciso di partecipare a questo nuovo bando che abbiamo avuto il piacere di vederci aggiudicato per i prossimi 9 anni. Direi che c'è una buona offerta sul nostro comune, perché la Fondazione, la Casa di Riposo, la Fondazione Brunenghi è davvero un fiore all'occhiello, non solo detta del sindaco, ma detta anche di tutti i sindaci che si succedono, le amministrazioni che si succedono, ma proprio anche detta degli utenti, dei castelleonesi. Da sempre, sino all'anno scorso, vedremo quest'anno, la Brunenghi è la fondazione, è l'organizzazione sociale nella provincia di Cremona che ha il più alto contributo di 5 per 1000. Battiamo naturalmente con certo piacere i nostri concorrenti soresinesi, cremaschi e cremonesi, absit ignori averbis naturalmente, però siamo assolutamente grati ai castellonesi di questa grande disponibilità. Sono state acquistate delle apparecchiature proprio di ultima generazione e poi anche tutta l'attrezzatura dell'ambulatorio oculistico, questo per consentire appunto una diagnostica di livello per i cittadini di Castelleone, che fosse quindi all'altezza degli esami che possono essere fatti presso l'azienda ospedaliera di Crema, e poi con un grande vantaggio anche ai nostri ospiti, a cui noi dobbiamo pensare come primo pensiero. Essendo noi una onlus, potete bene immaginare che i nostri conti economici si chiudono quasi sempre in pareggio o vicino al pareggio. Di profitti in Brunenghi non possiamo, perché siamo una onlus, farne e non ne facciamo. Quindi quando si parla di quando ho detto che abbiamo verificato la disponibilità di nuovi finanziamenti, mi sono riferito evidentemente, mi riferisco al cuore grande dei castellonesi.